da quando ho sentito Giorgia Meloni io non dormo, perché mi togli di nuovo tutto quello che non avevo. È un diritto avere un reddito di cittadinanza per la gente che ne ha bisogno. Avevo una casa in affitto per ben 32 anni, ho pagato sempre 950 d'affitto, ho perso un figlio, mi sono ammalata gravemente e io ho perso il lavoro. Sono stata sfrattata, quasi mi sono trovata a mezzo ad una strada. Non ho avuto nessun aiuto. C'è preoccupazione, tanta, sia da parte nostra, sia da parte delle persone che vengono proprio da noi, cioè, ma ci tolgono il reddito. Che non è perché non hanno voglia di fare niente e quindi così possono stare a casa. In questo momento in cui il caro bollette, il caro vita in generale, sta facendo una strage, soprattutto appunto per le persone che hanno un reddito basso, io appunto penso che sarà una tragedia. Alla mia età, 58 anni, e vado a 59. È difficile trovare un lavoro, un posto. Se no io lavorai, ho una laurea in psicologia, ma il lavoro non c'è. La cosa che mi preoccupa fortemente è proprio che secondo me invece il reddito aveva proprio posto delle condizioni importanti in un paese che si considera civile e democratico, ovvero che, come dire, c'erano delle soglie, quindi il reddito ti permetteva di dire di no a lavoretti sottopagati, a lavoretti in nero e a dire no, io ho questa piccola soglia nel quale riesco a sopravvivere. E quindi ad alcuni lavori posso dire di no. Questi famosi occupabili sono già persone che magari hanno lavorato durante il periodo in cui percepivano il reddito e comunque non raggiungevano, diciamo, cioè non superavano la soglia per cui tu non hai più diritto al reddito. Quindi comunque questo per me è un elemento su cui dobbiamo interrogarci, che noi percepiamo de degli stipendi e facciamo dei lavori che sono sottopagati e quindi rientrano nelle soglie di povertà per cui tu puoi accedere al reddito. Non è che con il reddito di cittadinanza ti fai ricco o fai una vita che dici ma sì, sto bene così, perché comunque stai stretto, soprattutto adesso. Penso alle famiglie che già l'anno scorso ci dicevano che accendevano poco il riscaldamento per risparmiare sulla bolletta, l'anno scorso, quest'anno. Poi il dibattito è schiacciato su le persone che non hanno voglia, che il reddito che crea proprio questo incentivo a non lavorare, quando invece il dibattito sul lavoro che c'è all'interno del nostro paese è tutto un altro. Da quando ho sentito Giorgia Meloni io non dormo, perché mi togli di nuovo tutto quello che non avevo. È un diritto avere un reddito di cittadinanza per la gente che ne ha bisogno. Ma poi se lei lo toglie, dove andiamo? Andiamo da lei a bussare a casa di lei, che lei sta bene?